Ma grande. Sì, esatto. Io chiamerei qui sul palco Federico Icardi, che l'ho già visto, dovresti qui sul palco, Federica Icardi. Dov'è Fede? Federico Icardi. Sì, sono molto attivo, faccio tante tante seratone con tutti questi giovani studenti che arrivano. Abbiamo fatto la serata sul cortile, al Rudere, sui Colli, su un posto stranissimo dove sono venute addirittura 3.000 persone, li hanno contati perché c'erano queste tessere ARCI. Quindi è stato molto, molto, molto pieno, e i ragazzi cantano questa energia, queste cose, molto, molto divertente. Federico Icardi! Poi adesso sto per registrare una canzone, una cosina anche sul tema del Bologna Calcio, che è una cosa nuova, e un po' sul fatto che viene ritirata anche la maglia di Bugarelli, la numero 8, sai come succede, anche la maglia di Maradona è tolta da... Per cui allora su questo numero 8 portato sulla spalla, adesso tra un po' uscirà questa cosa qua. Prima facciamo basta basta. Sì, prima facciamo basta basta perché ci voleva. Ma ho fatto canzoni buffe un po' da farmacista, ho fatto la canzone sul tema del Viagra che fa ridere, e poi dopo ho fatto delle canzoni su tante cose, ho anche una su questi ragazzi di via Petroni, parla della zona universitaria, che mi ha permesso anche di andare a suonare. Grazie a queste cose, così sono una cosa molto in piccolo, perché ci hanno pagato questo bollettino per andare a suonare anche a Barcellona, eccetera. Gamma che può fuori, ma io la rimi, come dicevo, sono andate anche Sicilia, però fa ridere, non so, le grandi trovate dei gradi, sono noi, diciamo, andiamo via Santo Stefano, non so, il grande Starvano, New York, Tokyo, noi siamo via Santo Stefano, Porta Mazzini, capito, fa molto ridere. Poi il fratello bellissimo, ma con l'entusiasmo di questi, non so se sono dei video, se avete cercato su YouTube, live bolognesi, sold out, così trovi delle cose di questi ragazzi che se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo, è una cosa un po' ironica, però è divertente così. Capito? Siete tutti? C'è un fischio che non capisco, Antonio. Andiamo? Vai. Poi dopo, che altro dire, una cosa buffa che facciamo? Sono le serate, che è la cosa che mi diverte di più, le serate sull'autobus turistico. Lì giriamo con l'autobus suonando, questo che è molto, molto divertente. Questo. Sì, stasera l'ho fatto insieme a degli amici, dei cantanti. No? Ce n'è una, certi giorni che ci sono dei comici, che si chiamano Veronica Melandino, che sono molto famosi, che un altro giorno prendo io, che più faccio musica, proprio si va San Michele in Bosco, eccetera, eccetera. Quando cominciò il primo autobus turistico a Bologna, già anni fa mi dissero: ti diamo l'autobus gratis, sennò costerebbe molto affittare, perché so che te porti molta gente, così ci siamo conosciuti. Allora io mi dissi, allora c'erano anche tutti i messaggini, oltre ai social, così. C'erano fatto tanti volantini nei bar con scritto Federico Icardi, va sull'auto, sa dire delle cazzate, c'era una poetessa che diceva, recitava, faceva delle cose, poesie estemporanee, cioè tipo una gara di poesia, non so, uno diceva una frase, lei faceva una poesia, non so, diceva la frase che so io, diventa la prima frase che mi viene in mente, lei faceva riuscire a fare una poesia bellissima, questa di Maria della De Gallo. Thank you.
di neri qua. Vidi le pasta per caso, poco quando tu non c'eri. Vidi l'aria che gira, tutta sola nella strada. Prende per mano la sera, parte di riporta a casa. Vidi le cosce un po' strette, vidi lo sguardo strano. Si mostra il computer alle tette, pronto a studiare italiano. Fernanda Pivano, aveva tradotto Hemingway, aveva tradotto, e soprattutto era diventata un po' quella che aveva sdoganato i cantautori. Prima la letteratura americana, che in Italia la prendevano per il culo perché era Kerouac, aveva scritto questo libro sulla strada,
scritto su un crotto di terra igienico, quella era molto austera, molto seria, la cosa per cui questi americani che erano un po' fuori così, li avevano fatti tradurre, avevano un gran successo, era un gran, molto di moda negli anni 70, cioè. Dopo anche, lei era molto amica di Fabrizio De André, anche questo che è nato. Allora abbiamo fatto una canzone insieme che c'è anche sulla sua biografia, che si chiama appunto C'era una barca al Golfo di Prelo, lo potete trovare su, anche su Spotify, e dove e anche nella sua biografia l'ha scritto tante, è bellissimo, questa biografia si chiama Diari, dove c'è gente famosissima, più o meno sono anche io, so, alla fine c'è nei nomi delle persone in fondo, sai, nei libri, so, Hemingway, Cesare Pavese, Bob Dylan, poi ci sono anch'io, è così. Una volta al Forno del Sago 2003 riuscì a dare il mio disco a Dylan, che lei era andata a salutare, che cosa, e lui fu gentilissimo, perché era con lei, fu gentilissimo, me l'ha preso, infatti dico che sia così, uno, eh? E dopo da lì dopo ho fatto la battuta, dopo si... sui social dicevano non ha ritirato il premio Nobel, però ha ritirato il mio CD, e così.